dico da quando siamo Stavo partiti scrivendo, con scrivendo, dico, dico, dico. Da quando siamo partiti con la trasmissione. Bentornato tra di noi. Bentornato tra di noi. Allora, che cosa sta succedendo? Hai tirato fuori quest'idea strana, molto carina, che onestamente è controcommerciale, ma è molto bella invece. Certo. Sì, ho deciso di far uscire un brano al mese a partire da febbraio, è uscito 11 febbraio, è uscito l'armadio, l'11 marzo è uscito il motivetto e l'11 aprile uscirà la prossima canzone, però vi dico questa anche prima, con la Vale infatti. Ho capito. Che fra le altre è un'idea strana questa, che viene intitolata fra le altre il disco che verrà, cioè tu stai provando a far ascoltare prima i brani e poi dopo di che si tirerà fuori il disco. E prima si acquista, prima si ascolta il brano e poi si vende, come funziona, Diego? Guarda, il discorso è questo, che essendo che appunto io sto facendo le canzoni ma non ho ancora il titolo di disco, dovuto in ogni caso presentare un progetto, no? Per dire, tu stai facendo queste canzoni per che motivo? Perché la mia idea è quella di cercare di non far passare troppo tempo da quando nasce l'idea della canzone a quando poi viene pubblicata, questo perché per quanto mi riguarda dal punto di vista che proprio le canzoni le faccio, se no le sento invecchiare dentro il mio disco, tu quando stai andando a fare al giro, poi a volte passa un anno, 2 anni, prima che esca un disco, e i brani a me sembrano invecchiare, a me piace farli e farli uscire subito dopo. Quindi adesso posso farlo, anche con la frase appunto che ognuno se vuole si può scaricare un mio canzone, comprare una sola canzone, e visto che però appunto quando di solito fa un disco di tante canzoni, poi sceglie il titolo del disco in base magari al titolo di una canzone, a quello che è l'atmosfera del disco. In questo momento, secondo che sto nascendo in questo periodo, a me la cosa più naturale da dire, oppure il disco che verrà, perché tra 10 mesi appunto ci saranno 10 canzoni, e anzi adesso 12-13 mesi chiaramente, però magari tra 10 mesi, cioè tra anche 8 mesi chiuderò il disco e sarà tutto raccolto il disco che verrà, magari di più, non lo so. Adesso un momento è il progetto che si chiama così, per darmi un nome a questa carrellata di brani, che è un programma, quindi un album. La cosa che mi ha stupito subito è stata la scelta sonora diversa, proprio completamente diversa da quella che è stato il tuo precedente lavoro, ma voglio dire, tu ci ormai abituato a questo salto di questo cambio di rotta continuo. Ma io effettivamente ascoltando sempre tanta musica non ho mai avuto un genere di musica preferito, e più che altro mi muovo con quello che ho, nel senso che quando ero una band suonavamo la chitarra elettrica, due bassi, batterie, una cosa molto più tradizionale roma, diciamo. Poi adesso che praticamente sto facendo tutto da solo, perché è una band che mi accompagna dal vivo, chiaramente, però attualmente mi trovo appunto a fare le canzoni da solo, faccio, come si dice, di necessità virtù, quindi utilizzo i mezzi che so utilizzare da computer e le sonorità che mi vengono sono quelle. Non c'è tanto una ricerca sul genere, più al limite c'è una ricerca sul suono elettronico, quello sì. Sì, è vero questo, e fra le altre questo brano, proprio quello che stiamo ascoltando anche in sottofondo, che abbiamo ascoltato prima di chiamarti, il motivetto, è un brano molto provocatorio, proprio vuole provocare le industrie discografiche in questo momento. Provocatorio a me fa un po' ridere, perché poi alla fine certe logiche sono distanti da quello che poi cioè appunto le logiche a volte delle case discografiche sono poi distanti da quello che poi il gusto della gente, perché a volte sono scoppiate delle bombe in mano come dire discografiche, pure tante storie che il classico che non si è visto passare quella canzone che poi è diventata una bomba, perché appunto discografici sono persone umane come tutti gli altri, quindi possono sbagliare, non è più tanto un attacco a loro come persone, per il fatto che mi fa ridere a volte che inconsapevolmente si creino dei tormentoni da delle cose molto banali, e poi spesso a volte chi crea questi tormentoni rimane un po' vittima,
invece io volevo un po' fare la parte di quello che alla fine non ci fa tanto dentro, no? Diverso là in queste situazioni, quindi tra virgolette un po' di moda, quindi andare poi, che ne so, al talk show piuttosto che in questi posti, perché a volte appunto è l'inconsapevolezza che crea una cosa che ti diventa un tormentone, ma poi potremmo anche dire un classico a volte. Senti, ti faccio alcune domande di quelle che ci stanno arrivando in chat in rapida sequenza, quindi quello che riesco a leggere perché scorre a velocità supersonica. Prima di tutto ti volevano vedere in cam e ti porto i saluti di tantissima gente che ti voleva vedere in cam. Promettiamo che presto ci sarai, giusto? Va bene, certo. Ma tu ci sei già stato qui, no? Sei già stato qui? Io sono già venuto. Sì, sono già stato via Bari nella nostra sede. Una volta, l'ultima volta che ci siamo sentiti, la scorsa in classifica, proprio in uscita del disco dove finisce il colore. Disco. Esatto. Infatti, e tornerai così, potranno vedere in campo tutti quanti insieme, appassionatamente, come si fa con la partita di calcio, sai? E allora ti pongo... Esatto, guarda, certo. Dimmi. Come sai bene, il cartista che suona con me dal vivo è Nicola Spalto, che è un personaggio molto conosciuto nell'ambiente musicale di Bari, come quindi no. Sicuramente mi capiterà di scendere... Quindi quando mi conduscono lui mi passa a trovare. Come no, è l'unico che suona con la maglietta di Radio Sound City sul palco. Okay. Sì, ti faccio queste domande allora. Mi chiedevano se a parte Michele con chi ti piacerebbe ora duettare, te la pone Simone Adazzi che tu dovresti conoscere. No, ho capito, scusa, la parte. Allora, Simone Adazzi, che tu dovresti conoscere, ti pone la domanda, ti chiede con chi ti piacerebbe ora fare una collaborazione, Michele a parte. È una cosa difficile, non so, al momento a me di artisti originali, tra gli anni piace molto stanno, che ho conosciuto anche quest'estate in Sardegna quando abbiamo suonato, una persona veramente regolare. Cioè. Un ragazzo come noi, ecco. E un'altra persona, non lo so, mi piacerebbe, scusate, ma... Prego. Adesso ho detto una domanda che mi coglie un po'... Ti preparato. Perché, come ti dicevo prima, sto lavorando molto poco da solo, spesso ti perdo un po' il senso dell'appartenere comunque a una specie umana, insomma, perché a volte ti chiudi ancora nel tuo mondo. Sì, è vero, perché in realtà tu sei molto timido fuori del palco. Hai un po'. Ma poi in realtà questo qua. Non è vero. Quella del nano poi è una metafora, chiaramente, però sì, mi senti un po'. Insomma, mi piace mantenermi nei spazi, ma a me spesso dopo il concerto mi piace rilassare, come tu dicevi prima che mi hai cercato e mi detto che fosse stato dormendo, se no la macchina probabilmente era per me. Ah no, stavamo raccontando, lo raccontiamo per gli ascoltatori, quando siamo stati al Giovinazzo Rock Festival, io e Francesco ti abbiamo disperatamente cercato. Ed era finito il concerto, tu avevi dato veramente di tutto di più, eri distrutto. E Michele Caparezza uscendo ha detto: Diego è distrutto su una panchina. Sì, ma infatti io non so come fa Michele, che ha un'energia che è il quadruplo della mia, che dopo riesce ancora appunto ad avere tutti, fare con tutti, fare le cose. Io di solito svengo completamente dopo, quindi lui è veramente il maestro di Yoda, diciamo. Va bene, carissimo Diego, è stato come al solito un piacere essere qui con te, dialogare, disquisire sulle tutte le forme artistiche che tu ci proponi. Radio Sound City è sempre dalla tua parte, questo lo sai, no? Quindi non c'è bisogno, è una riconferma. Prossime date dove possiamo acquistare in uscita il CD, cioè quando il CD uscirà ufficialmente, dove si potrà acquistare, quindi tutti i tuoi contatti internet. Ma guarda, al momento i brani che sono già usciti si possono più acquistare singolarmente su iTunes o comunque ascoltare su Spotify, per esempio, perché sono tutti caricati, quindi al momento la mia priorità è insomma quella delle persone ascoltino le canzoni, quella possono vorrei venire ai concerti, acquistare i dischi, sono lusingato anzi, mi si dice. Però al momento la mia priorità è quello che è la musica che ascolto, che è la cosa principale. Uguale ascoltare.
Grazie Diego, alla prossima. Ti aspettiamo in radio ragazzi, quanto prima. Un ciao. Abbraccio, ciao Diego. Adesso, ciao. Adesso, un abbraccio a voi tutti, ciao. Un abbraccione forte, un abbraccio collettivo da parte anche di tutti i radioascoltatori. Adesso ci ascoltiamo l'armadio ce lo ascoltiamo insieme. Ciao Diego, alla prossima. Ok, ciao ragazzi, ciao.